Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi proseguiamo la nostra avventura con il dottore su Project Zomboid in Apocalisse più a Riverside. Riprendiamo il punto da cui si è rimasti la scorsa volta. Intanto vi lascio la intro, ci vediamo fra pochissimo. Rieccoci, allora. Il knapp è pronto, è la sera, siamo appena rientrati, dobbiamo mettere a posto tutta sta roba che abbiamo recuperato, principalmente la grande borsa, poi c'è qualcosina anche qua, ma poca roba. E poi ci dobbiamo preparare poi all'Apocalisse, cioè all'Apocalisse, all'elicottero che potrebbe arrivare, ma non molto. Intanto, qui che c'è un po' di spazio, ci mettiamo. È un cazzo, c'è lo spazio, cioè ci sono le armi. Come la mettiamo? La radio? Il tavolo? Mettiamola sul tavolo. C'è da qualche parte una radio. Radio, radio. Eccola qui. Mettiamo davanti. Poi posizioniamo. No, l'abbiamo messa per terra. Quindi raccogliamo e la posizioniamo sopra al tavolo. Così. Perfetto. Sì. Ora, volendo, si può accendere e poi accendi. Ah, non c'ha batterie, giustamente. Andiamo a cercarne una. Ce l'abbiamo qua, sì. Mi devo fare così? Perfetto. Scendiamo e poi controlliamo intanto se domani quali sono le notizie. Bassiamo un po' il volume. Dovrebbe ogni ora nuova arrivare l'informazione. Intanto, altra bottiglia di vino, stiamo iniziando ad averne parecchie. L'ognomo lo mettiamo via domani. Allora, abbiamo un po' di riviste, mi è rimasta qualcosina in gola. Chitarra qui, la giriamo. Perdiamo un po' di tempo, ma sistemiamo bene le cose. Poi questo sposteremo tutto in questo. Ci sta, sì, ci sta tutto insieme, perfetto. Rete fuori uso, lo sappiamo. Quindi 15 luglio, quindi non dobbiamo avere problemi di temperature. Intanto iniziamo a mettere via un po' di roba. Qua sappiamo che ci va tutta la roba elettrica. Tutta questa, ricevitore radio. E qua abbiamo un pacco di munizioni, ok? Anche la roba di carpenteria, quindi due cacciaviti, anzi di due cacciaviti, uno. Ah, merda. Ok. Quindi cacciavite, abbiamo detto cuffie, orologi, tutta roba elettrica. Via. Vediamo intanto cosa dice la radio. E ci avvisa di qualcosa. Intanto nel mentre sacco spazzatura, chiodi li teniamo, solo sacco spazzatura, ok, cibo, vediamo se ne abbiamo recuperato. Per ora abbiamo solo le carote e ecco qua, vassoio per muffin, esco dalle, allora vassoio per muffin lo mettiamo qui. E mentre le scodelle qua sopra. Ok. Per ora niente, quindi probabilmente non ci sono ancora. Non c'è ancora l'elicottero in arrivo. Spegni, così risparmiamo la batteria. Mettiamo poi le carote in frigo. E qui abbiamo la zuppiera di pasta, mangiamola. L'ultima, poi
dobbiamo vedere se riusciamo a recuperare qualcosa di fresco. Ah, non ce ne abbiamo ancora. Oh, ora siamo stabili, 75. Perfetti. Non dovremmo avere il sottopeso. Esatto. Se riuscissimo a prendere un paio di chiletti in più non sarebbe male, però comunque ci siamo, il peso è quello giusto. Ok, poi qua abbiamo una chiave inglese che teniamo come arma. Mettila qui, anche se è mezza rotta. batteria. Andiamo a scaricare. Bottiglia d'acqua, bottiglia vuota, ok. Vitamine, mettiamo dietro. Se non c'è niente. E qui cos'altro c'è da scartare? Allora, intanto. Non c'è già acqua. Sto un po' perdendo. Allora. Tazza vuota. Qui. Batteria. Qui. Varie munizioni, andiamo a mettere qui. Posizioniamo tutto. Ok, così dovremo mettere tutto e le confezioni più lì, perfetto. Lagone. E aggiungi combustibile il legno di scarto. Dovrebbe durare un po'. Poi, come abilità, come siamo messi? Carpenteria ancora basso, elettrica anche, quindi possiamo smontare tranquillamente. Quindi per ora questi non ci servono. Sartoria 1 è quello che stiamo iniziando a leggere. Questa l'abbiamo letta. Ok, quindi il libro per ora lo mettiamo via. Il giornale anche. Rivista, ricerca parole pure. Questa non l'abbiamo letta, però per ora la mettiamo comunque qua, ci teniamo solo sartoria. Ok, anzi, quello che abbiamo letto sarebbe da spostare di là, ma fa lo stesso, poi lo faremo con calma. Ora, qui abbiamo un po' di una torcia, antidolorifici, benda, beta bloccanti, no, tutta roba che ci può servire. Ok, dobbiamo solo levare la cartella, che non ci serve più. La posizioniamo qui, magari. E poi la vestiari che andiamo a mettere di sopra. Ok. Allora. Ed ora lo mettiamo qua. Perfetto. Ora qui, no, qua non c'è il bagno. Utilizziamo questo bagno di sopra, magari per darci una lavata se possiamo. Mi sa che siamo un po' sporchi. Visto che abbiamo tempo, facciamo un po'. Ci porterà via tantissima acqua, però non appena si mette a piovere siamo a posto. Abbiamo anche noi stessi. E ora spostiamoci dall'altra parte e laviamo tutto. Ok. Benissimo, così nel mentre intanto si asciuga perché ora è tutto bagnato. Però intanto comunque ci dà una mano. E poi le due accendini, mettiamoli via. Dobbiamo metter solo fuori David. Sì, però è un po' presto ora per andare a dormire. Sta iniziando a venire buio. Però magari un libro ce lo fa leggere, vediamo. Sì, finché ce lo fa leggere, leggiamo un po'. Troppo tardi, però siamo a tiro, eh? Siamo a tiro perché abbiamo letto 208 pagine su 220, quindi domani sicuramente finiamo anche la lettura. Visto che ci siamo, scusa, smontiamo tutti gli orologi, così evitiamo anche che suonino. Tanto finché non saliamo a livello 2 possiamo farlo tranquillamente. Perfetto. Resto non abbiamo nient'altro. Carichiamo quello che abbiamo ottenuto. Perfetto. Boh.
Ora è praticamente mezzanotte, direi che va bene, andiamo a dormire. Spero che ci sveglieremo intorno alle 6, 6 e mezza. L'indomani continuiamo la nostra avventura, ricerca di armi principalmente, perché cibo, beh, non ne abbiamo tanto. 5:10, un po' presto, però dopo piove. Piove, questo è comunque positivo. Per ora questa borsa la mettiamo qua. Perché ci riempie d'acqua. Abbiamo delle altre casseruole vuote nel mentre, una sola. Che sono tutte belle piene, però facciamo così. Perché comunque l'acqua ci serve. Questa è versa in bottiglia vuota. E ce n'è ancora un po', eh? Ce n'è ancora un po', allora a sto punto possiamo anche non metterla fuori, la mettiamo qua così, dai. Prendiamo giusto quella vuota, quella lì, non ci costa niente metterla fuori. Poi, pentole sono tutte belle piene, bene o male sì. E per colazione che cosa mangiamo? Cosa ci portiamo in giro? Abbiamo solo questa carota qui. Eppure. Tutta roba in scatola, se no, eh. Tutta roba in scatola. Potremmo fare, però visto che piove, potremmo approfittarne e fare una bella zuppa. Zuppa ci mettiamo. Ah, ecco, ci secchi, infatti, cioè, non mi fai aggiungere i legumi. Almeno questa ci dura per un po' e poi ce la riempiamo di nuovo. Aggiungiamo ancora ceci. Ovviamente le carote che sono le stantie. Basta. Carote non ce n'è più. Aggiungiamo ancora ceci. Facciamo bella carica, eh? Bella carica, poi ci aggiungiamo un po' di brodo e un po' di lardo. Ok, solo un più di tristezza, ma è ancora crudo, quindi direi che va bene. E facciamo così, la mettiamo intanto qui. Poi dobbiamo vedere una cosa, infocamino. Combustibile per 1 ora e 24, ok, dovrebbe essere sufficiente. Intanto vediamo se qua ha riempito. La pioggia ha riempito le nostre cose. Sì. Perfetto. Tanto qua non c'è nessuno. Posto molto tranquillo. Mettiamo giù la casseruola così vediamo se ce la riempie al volo. E non ci mette un bel po' a riempirla. Gliela lasciamo lì. Però nel mentre intanto andiamo a decontaminare tutte queste. Tutte le casseruole e la pentola. Poi, accendi fuoco con straccio accendino. Perfetto. Nel mentre finiamo sartoria. Ok, allora, queste le possiamo recuperare, tanto sono decontaminate e ci rimane solo i ceci e basta. In questo modo ci siamo riempiti di un bel po' di. Mettiamolo già qui, dai. Avevo già iniziato a spostare qua le cose già lette. Libri, cos'è che ci può servire ora? Niente. Cucina. Cucina abbiamo già letto. Elettrica 1 anche, lavorazione metalli. Prendiamole intanto. A questo punto, mentre aspettiamo, noi iniziamo a leggere. Ok. Recupera tutto, ma soprattutto spegni fuoco.
Recuperiamo il nostro bel pentolone, che è bello carico. Pesa 9 e 12, che è tanto. Ha mantenuto comunque il pieno di tristezza, poco male. E facciamone 4 ciotole. Ok, questa pentola la posizioneremo fuori. Mangiamone intanto uno. E non sono male, dai, più 18, sono comunque quasi 80 di fame, non è male. Però alla fine è giusto un po' d'acqua e dei ceci, praticamente. Avessimo avuto qualche condimento in più sarebbe stato ancora meglio, ma fa lo stesso. Attualmente queste scodelle di zuppa le mettiamo in frigo, così sappiamo che è qui. Scodella vuota, qua. Ok, boh, direi bottiglie d'acqua piene, David Lognome lo mettiamo via e poi possiamo uscire. Sarebbe meglio portarsi però... così. Che dia il benvenuto. Portarsene qualcuna di queste ciotoline, magari, eh. Tipo... due. Avrei potuto farne due di zuppe, però poi ho paura che vadano male e quindi alla fine non le facciamo. Ok, mappa. Dobbiamo proseguire questa zona qua, quindi andiamo avanti e seguiamo la via, così vediamo se poi si immette in un incrocio e ci fa vedere delle zone nuove. Allora, perché abbiamo il cacciavite? Dove sei? T'ho visto qua. Non ti vedo più. Ah, eccolo. Te l'ho nascosto qua dietro. Allora, proviamo a buttarla giù. Così almeno risparmiamo anche l'arma. Visto che non è che ne abbiamo poi così tanto. Protezione. Andiamo bene tranne collo e mani. E non abbiamo guanti. E non abbiamo niente che ci protegga il collo. Okay. Ho macchina fotografica, la smontiamo. Ok. Proseguiamo. Proseguiamo in su, non penso che riusciremo a fare tutto il giorno oggi, vediamo. Se no, comunque facciamo quello che riusciamo. Vorrei finire quest'arma qui, così poi la buttiamo via. E nel mentre spero di ottenerne altre. Quante case dobbiamo andare avanti ancora? Una, due, tre e possiamo partire dalla quarta in poi. Non sarebbe male poi effettivamente andare a cercare un posto più consono alla nostra ricerca di armi. Io giustamente mi sono perso, non le ho contate. Ancora una dopo. Quindi questa l'abbiamo già controllata, ma quella dopo no. Intanto al parchetto inizia ad esserci sempre più gente. La prima, questa qua sì, questa evidentemente no. Probabilmente non l'abbiamo controllata per via di zombie, per ora qua non ne vedo. Sono qua, eh. Sono qui e potrebbe anche essere un'idea farli fuori. Mettiamo un po' di chiodi. Giusto da avere un po' di durabilità in più. Ok. Troppi. Speravo di chiamarne molti meno. Però in effetti sono andato un po' troppo convinto. Vieni. Beh, è una direzione che non mi piace proprio per niente. Ok.
Dobbiamo iniziare a farne fuori qualcuno. Sempre il solito discorso, finché sono tutti insieme è sempre un po' problematico, ma appena ne aspettiamo un paio, ok, siamo molto più tranquilli. Questo è più veloce, quindi ci spostiamo un po' così si stacca da solo. Ottimo. Perfetto, allora, qua c'è solo una forchetta che non ci serve a un bel niente. Poi, coltello da burro, nemmeno. Peccato, perché effettivamente qua non si trova mai un'arma decente. E voi? Riuscite a venire in un incendio, bravo. Poi qui. Finisce l'isolato, volevo vedere cosa c'era dopo. Depressi, sì. Eppure ci siamo anche lavati. Anche quello aiuta. Perché girare sporchi non aiuta per niente, ci mantiene depressi. Vieni qua. Perfetto. Carino sto gilet. Vediamo se non siamo troppo pesanti. Questi qua mi sa che verranno tutti insieme. Sì, infatti. Infatti. Mille un campo? No. Sembrava lagasse un po' il gioco. Benissimo. Perfetto. Ottimo. Dai. Ok, perfetto. Allora, vediamo un po' se hanno qualcosa, almeno questi. Una mappa di Louisville, una giacca, un orologio digitale. Sempre niente cose particolarmente utili, ok. Allora, facciamo una cosa, iniziamo a controllare queste case, quindi facciamo il giro, perché dobbiamo controllare anche il retro. Qua ci sono dei vetri rotti, potrebbero anche essere questi. Qua ce n'è altri, ma soprattutto c'è un pompiere come noi. Potremmo mantenere i vestiti che ci possono sempre servire in caso rompessimo i nostri, visto che sono ottimi. Ok, perfetto. Ok, questi non ci hanno sentito, ce n'è probabilmente uno qua dietro che batte, ma andiamo a far fuori questo. Vieni, ciccio. Ciccio. Ovviamente non utilizziamo armi taglienti per non rompergli i vestiti. Ok, allora. Buchi 2, male. Si va vale ai militari senza buchi, li prendiamo. Casco ovviamente buchi non ce n'ha. Potremmo pompiere buchi 1, peccato. Peccato, non possiamo tenere le cose. Vabbè, casco fa lo stesso, non lo terremo. Tanto non si buca, sono gli stivali che si bucano principalmente. È pieno qua, eh. C'è un bel numerino. Avremmo potuto far merenda prima. Ok, lì c'è anche l'altro. Sta aspettando giusto che di rompere la porta per venire a romperci le palle. Ok, qua mi ha rischiato un po'.
Adesso non lo vedo, quindi vado avanti. Perfetto. Allora. Vediamo se avevano qualcosa. No. Le pareva. Chiusa. Dobbiamo aspettare che la rompa. In parte non ci viene neanche male, perché almeno così ci lascia probabilmente del legno di scarto. Però bisogna vedere quanto ci metta a romperla. Ok, qua zombie basta. Rotta. Rotta, vieni. Questo c'ha qualcosa addosso, ma sarà un cacciavite. O un coltello, però semplice. Non un coltello che ci possa servire veramente. Un cacciavite, infatti. Prendiamo, perché per ora comunque scarseggiamo un po' di armi, ma speriamo di non usarla. Qua ci sono altri zombie, evidentemente. C'è uno qua. Facciamolo fuori, poi riposiamoci un po'. Ah, ma ce n'è altri qui, cavolo. Me li ero completamente dimenticati. Due ci hanno visto. Ma non quella che stava battendo. Bene. Almeno così non diventano troppi. Gli altri due ci hanno sentito e arrivano, ma tardi. Abbiamo fatto fuori i primi due. Giornata di battaglia oggi. Dai, vai a terra. Niente. Ottimo. Perfetto. Allora, attualmente questi due nulla. Questi due che non ho fatto in tempo a controllare, mi sembra, niente ugualmente. Mi rimane questa, che se non rompe la porta è meglio, a questo punto. Perfetto. Tanti dolorifici, questi li prendiamo. Poi, momento di tesa, riposiamo un po'. Ok. Lì c'è una bella macchina. Tanto mangia... Dove cavolo è? Eccolo qua, la zuppa. Poi vorrei proprio vedere questa io, prima ancora delle case. Chiusa ovviamente. Dov'è? L'ho sentito, non penso che sia fosse questo. Ah, ce n'era uno lì, ok. Sembrava di non aver visto benissimo. Perfetto, allora, tanto siamo belli satti. Facciamo attenzione, però questa cassa mi intriga un po'. Ok. Due tubi di metallo. Questi li prendiamo subito. Rivista. Ho dimenticato il secondo tubo. Ok. Perfetto, beh, già abbiamo preso un tubo di metallo che schifo non ci fa certo. Questo via, questo qui, no. Ah, il tubo di metallo va davanti. Vabbè, per ora davanti. Belli nuovi poi, eh. Ottimi. Allora, iniziamo a sistemare un po' ste case.
Altri zombie. Attenzione, perfetto. Allora a sto punto, no, sì, finiamo prima questa chiave inglese che tanto ormai c'è ben poca vita. Louisville Rosewood non ci interessano, almeno non per ora. Il problema è che questa è un sacco di cibo, ma sarà tutto male. Controlliamo sta casa. Ne una qua fuori. Così non le facciamo rompere la finestra. Dai. Bene. Perfetto. Portala da burro, inutile. Ritorniamo dentro. C'è. Da qualche parte c'è. Nastro adesivo, bombole. Bello, però attualmente non utile. Sarà di sopra. Andiamo su. Eccolo qua. Si è mosso all'ultimo il maledetto. Dai. Ok. Ora niente. Controlliamo. Come sempre, prima tutte le stanze. Qua è vuoto. In tutte le case che abbiamo controllato, fosse stata una run normale, saremmo tappezzati di roba. Invece scarseggiamo, soprattutto a cibo e armi. Ok, bene. Allora, vai, lasciamo perdere lo stuoio lavandini, lasciamo perdere il topo, vai di sacco di spazzatura. Poi, acqua, riempiamo. Ne approfittiamo finché ce l'abbiamo. Penna nera, ne abbiamo già una. Anche se non è nera uguale. Occhiali da lettura, penso che non serva a niente. Carpenteria 4 mi sembra un po' esagerata, ma la prendiamo. Secondario. Vai. E ci mettiamo 1, 2, 3 e 4. Anzi, per ora qualcosina sta ancora qua. Il resto qui. C'è vite e accendino. Perfetto. Quando controlliamo ci chiudiamo dietro. Cucina 5 lasciamo perdere. Meglio sentirli battere piuttosto che accorgerci troppo tardi che sono già entrati, no? Allora, qua c'è un sacco di libricini. Cucina 1 ce l'ho, questa non l'abbiamo letto, magari ce l'abbiamo, però nel dubbio lo prendiamo. Lavorazione metalli 1 lo stiamo leggendo ora. Questa l'abbiamo letto, sembra un po' esagerato il 4, ma lo prendiamo. Ok, poi. Cucitrice, non ci serve a niente. E qui sacco spazzatura. Vai. Ok. Poi niente e niente, perfetto. Qua dentro, gonna, dei colpi. Il fucile non lo prendo, ma depotenzia, mandoliera, va bene.
Quello sì, buttiamo via il fucile, ma ci teniamo la bandoliera, quella sì. Yeah, qua. E primario, se in realtà volevo questo. Giusto così siamo tranquilli. Ok, cioè, più che tranquilli almeno la finiamo. Andiamo giù e controlliamo la casetta giù. Poi finita sta casa ci fermiamo per oggi. Allora, Sartoria 4 no, l'erborista l'abbiamo già letto. Qui non c'è niente, andiamo a vedere qua dentro. Tanto sta qua, ci prendiamo questa e la disassembliamo. Facciamo un po' di esperienza. Vuole sempre un pacco di tempo, ma... Niente, però vabbè, l'importante è esperienza. Ok. Poi, nastro adesivo, sì. Bombola di propano, perché no? Se mi ci sta, la portiamo. Ci sta, ma... Siamo carichi. Però, tanto non è che andremo avanti tanto, perché sono già le 4. E abbiamo un po' di cose da mettere a posto. Allora, qui. Tazza, pentola con acqua la lasceremo qui. Questo ce lo prendiamo. Questo è tutto marcio. L'apriscatole ce l'abbiamo. Coltello per il pane lo prendiamo. Canovaccio, facciamo, ci asciughiamo e poi lo buttiamo via. Cracker, beh sì, perché no? 21,83, quindi è praticamente pieno. Peccato, c'era un filetto di pesce, ma niente. Un martello, ecco, questo in cucina non è molto adatto, ma ci serve. Ananas, peccato. Ok, e beh, direi che pomodoro in scatola, questi me li ero persi, la tazza ce ne abbiamo già tre, vanno bene così. Casa l'abbiamo controllata, a sto punto usciamo, la segniamo. Perfetto, quindi andiamo a segnare questa. Oh, vediamo giusto cosa sono queste cose qua, quindi facciamo fuori questa. E vediamo cosa ci aspetta. Poi sicuramente in quella zona ci andremo domani. Perché oggi sono già le 5, siamo carichi. Ma voglio vedere che cosa sono. Dobbiamo avvicinarci, cavolo. Non lo so. Vabbè, lo faremo poi, però è una zona molto interessante. Quindi direi per oggi fermiamo qua. Questi tre li controlleremo. Grazie per la visione e alla prossima. Ciao ciao.